Allora, c'è anche un'altra cosa che volevo farvi vedere. Diciamo nel proseguo può essere interessante questo tipo di tecnica. Quindi il fatto che voi facciate un rendering, date al cliente un mega e mezzo di file in attach. Il vostro cliente deve solo avere QuickTime e poi si muove in questo modo sul progetto. Quindi in realtà noi facciamo sia rendering composti e usciamo in questo formato qua. In realtà il cliente può anche, indipendentemente dalla velocità della scheda, zoomare in questo modo, andare a vedere qualche dettaglio se avete fatto dei rendering un pochino più complessi. Il formato quindi è Mac, però non lo generiamo col Mac. E questo qui è proprio di un lavoro per cui è il Flaminio di Roma, lo stadio che vogliono trasformare, se la Lazio non lo farà diventare lo stadio della squadra, in stadio da rugby. E quindi con i televisori o d'altro e gli viene dato, adesso non so qui con quanto, ok, dentro la struttura di nervi proprio, potete capire che consegnare al cliente un elaborato di questo genere vi risparmia un sacco di lavoro di post-produzione video e di altre cosucce. Inoltre potete anche cambiare, quindi mettere l'illuminazione con latitudine e longitudine precisa a una qualunque ora del giorno o della notte. Anzi, il software fa il contrario. Voi vi mettete la luce se volete, il sole dove volete, lui vi dice ok, questo è il sole del 2 aprile alle 4 di pomeriggio alle Seychelles. Cioè, ha già referenziato tutto il globo terracqueo, per cui non è ingannabile. Non è che siete liberi. Se anche spostate il sole o la posizione, lui vi dice a cosa corrisponde stagionalmente o localmente. Per cui è interessante quando il 3D deve essere controllato da parametri fisici, ad esempio. E questo è un altro motore ancora, col quale usciamo, in questo caso, da 3D Studio Max, quindi Avion, che non c'è su Maya. E viene utilizzato per fare questo tipo di cose. Le texture si riprendono le stesse di Mentaray o di V-Ray, cambia solamente quel lato lì. Ed è interessante vedere in tempo reale come si cambiano i materiali e cose di questo genere. Vabbè. Sì, ok. Sì, oppure lo fai direttamente come sei QuickTime da Avion, lo c'hai integrato. Quindi non esci con un plugin. Sì, ok. Esattamente. Esattamente, in realtà ne fa un cubo che poi è. Ok. Allora, adesso non divaghiamo più e finiamo anche il preambolo, in realtà l'abbiamo già terminato. L'unico consiglio che volevo darvi per chiudere questa componente, sicuramente do da leggere questo libro agli studenti di grafica, e non solo di grafica. Se avete visto il film, male. Il film non è granché, comunque rispetto al libro c'è un abisso. No, no, no. No, è il profumo. Il profumo si chiama proprio Il Profumo, il film. E c'è l'assassino seriale che uccide le giovinette. Ok, è solo quello. Non è, diciamo che le atmosfere non sono neanche malvagissime, però rispetto al libro c'è un abisso. In realtà questa cosa si dà per insegnare a osservare i livelli di significati, per cui per niente, tra l'altro, visibili all'interno del film, proprio perché è sbagliato il film. Purtroppo lo scrittore, dopo lunghe insistenze, ha ceduto a un amico e quindi è l'unico romanzo che ha fatto in questa forma, questo è tedesco, Patrick Susskind. Però vi invito a farlo perché tanto è una bellissima opera d'arte e soprattutto si legge come tutte le opere d'arte, cioè per livelli. La storia, che è interessante, o perlomeno è un po' esagerata, insomma, come cosa, è anche un po' horror, quindi ha delle venature un po' noir, un po' particolari. È un fulletton, per cui il Corriere della Sera lo pubblicò un sacco di anni fa a puntate ogni giorno, quindi andrebbe letto in quella forma, non in maniera continuativa, ma un pezzettino al giorno. Quindi riprende il romanzo dickensiano che cambiavano le cose in base agli umori del lettore o le cose che i lettori dicevano. In realtà non è così fullettone, lui non ha cambiato queste cose a puntate, però è interessante come cosa. C'è anche una figura dell'italiano all'interno che non è proprio edificantissima. Però, senza svelare molto a chi non l'ha letto, potete trovare una montagna di metafore o di piani di. Chi ha visto Inception?
Bellissimo Inception. Ok, è un piano di sceneggiatura a livelli. Il profumo sta alla realtà, alla letteratura odierna, come Inception alla filmografia. Per quello potete leggere come storia, storiella, è anche abbastanza divertente per certe trovate, ma dentro c'è un sacco di roba. Sarebbe interessante sapere, ma questo dopo che l'avete letto, cosa ci vedete in filigrana. No, adesso non lo svelo e non ne parliamo perché altrimenti chi non lo ha letto si toglie questo privilegio. Comunque è un'altissima opera di livelli. C'è un sacco di roba nascosta dentro. A voi l'invito di coglierlo. Per cui si fa anche perché la grafica stessa è un insieme di livelli. Ok, allora possiamo iniziarci a vedere questo famigerato. Questa famigerata workflow, cioè processo produttivo. Allora, ai primi stadi vi salto un po' questa parte iniziale dell'idea, c'è poco da dire, o le avete o non le avete, o ve le danno. Cioè, si può fare scuola anche su come almeno svilupparle, non dico farsene venire, ma in qualche maniera renderle fruibili. Gli americani soprattutto hanno delle scuole particolari anche di creatività e di inventiva per allenarsi sulla creazione di personaggi o d'altro, ma comunque non è una componente che solitamente compete a noi, ci viene già data. Viene fatto uno storyboard e poi da questo, quindi un fumetto della narrazione dei tempi. E lo storyboard è una cosa molto particolare. Solitamente si fanno delle scansioni di disegni tradizionali, lo si disegna direttamente al computer, o in alcuni casi, se vedete filmati o immagini, ad esempio da Pixar, DreamWorks o altre case di produzioni, lo si appende al muro. Tutto. Per cui si hanno queste enormi stanze piene di disegni, perché i vari supervisori a livello più alto, il regista o d'altro, se lo rivedono e lo vanno a controllare in maniera proprio tangibile, che si può osservare, toccare quasi. Per cui si vedono enormi stanze, enormi pareti con queste tavole e tolgono i disegni, cancellano, rimettono insieme delle robe e anche questa cosa manuale, pesante rispetto a fare le scansioni e guardarlo su un video, ha il suo perché. Le idee vanno posate, più esperti le possono controllare e anche la tempistica in qualche modo. Quella di in gruppo di poterne discutere fa parte del processo. Dopodiché, l'effetto, diciamo, grafico dello storyboard colorato è questa cosa che si chiama animatic. Quindi l'animatic solitamente è, ve lo dico perché a volte in Maya, in alcuni programmi, lo si confonde con delle voci di menu. In realtà è scansione dei disegni, più o meno anche colorati, con dei dialoghi se ci sono, se no di massima, ma con i tempi scansiti con esattezza. Quindi un fotogramma non è fluido, ma se il personaggio sta in scena e fa delle cose, c'è il disegno. Subito dopo dura, non so, 8 secondi, 12 secondi, c'è un altro passaggio. E quindi c'è anche un modo di diciamo, di vocaboli, di gergo per dire tutto questo processo. L'animatic è la sezione statica, la sezione animata dei disegni statici. Quindi i disegni sono fermi, però durano esattamente i vari shot. Era per dirvi che devo introdurre anche questo tipo di cosa. Lo shot è una sequenza. Quando la camera stacca, finisce lo shot. Quindi ogni volta che cambia inquadratura è uno shot. Allora, mi serve anche per dire che quando parliamo di queste case di produzione, prima abbiamo detto Framestore, MPC, che fanno delle produzioni di filmiche, in realtà non, quasi mai ognuna fa tutto, pochissime eccezioni, Beta col Signore degli Anelli, anche là, danno più sequenze a case diverse. Quindi misurano questa cosa in shot, per dire, Rhythm and Use sulla vita di P ha fatto la gran parte del lavoro. E quindi ha preso, non so, 500 shot. Un'altra casa specializzata in ambientazioni ha fatto 30 shot delle ambientazioni. Solitamente ad alto livello, sui film, quindi non parliamo di produzioni tipo cartoni, si danno a case diverse sequenze diverse, specializzate in componenti diversi. Se avete visto il bellissimo Prometheus, a me è piaciuto molto, ma questo è tangibile, insomma, opinabile, insomma, una sorta di seguito prequel anche di Alien, del bellissimo primo Alien. MPC è una società che ha fatto l'astronave e anche l'animazione delle astronavi. E altre case hanno fatto delle altre componenti. Harry Potter,
le sigle, gli shot, le sequenze con le folle sono state fatte da Framestore. Altri film, anche di supereroi, eccetera, hanno più commistioni di case a seconda delle sequenze. Quindi queste case si iperspecializzano in modellazioni di astronavi, creature. Ad esempio, la tigre e tutti gli animali della vita di Pi. Guarda caso, Whitney Houston, prima di essere ceduta, chiusa, riaperta in India, ha fatto anche Babe, il porcellino con la bocca che si animava, ma in video, quindi era già propensa, comunque specializzata sugli animali. Perché queste case assicurano una qualità molto elevata e quindi sono addirittura specializzate, fanno un 3D solo ambientale, solo degli animali o solo di certi personaggi. In altri casi, vedi Il Signore degli Anelli, ma anche il bellissimo Hobbit 1 e 2, spero abbiate visto, soprattutto il 2. C'è questo enorme, bellissimo drago, anzi che dura mezz'ora di ripresa, come mai visto in precedenza, perché fa effetti speciali, è una cosa incredibile, è fatto principalmente e da solo da Veta, che è una grossa casa no, newzelandese, e che è uno dei pochi casi, come Pixar, come DreamWorks, quando fanno cortometraggi animati, dove fanno tutto loro in parte. Cioè sono specializzate in tutte le sottocomponenti. Solitamente non sono produzioni total 3D, ma sono produzioni miste con 3D e video. Ok? Cercate anche di non confondere da specialisti, vi dico, e anche da studio, Pixar è una cosa, Disney è un'altra. DreamWorks, quindi Shrek, altre produzioni sono un'altra ancora. Fox che produce cose, che fa un'altra società, tipo Animal Logic col bellissimo Happy Feet, il pinguino, la prima serie che ha preso anche un Oscar, e un'altra ancora. Queste società che fanno il 3D puro non sono più di 10 al mondo. Ce n'è anche una spagnola che vi consiglio di vedere, ha fatto Planet 51, che è un concept bellissimo. Tra l'altro vi dico anche dove andare a prendere questi concept, delle riviste o dei siti. Ci sono dei bellissimi libri su Amazon che vengono stampati non più di 10.000 copie, che comprate a una miseria, 20 euro, 40 euro. Se andate su una libreria specializzata magari li pagate 120 euro, vengono stampati una volta sola, sono solo per specialisti o amanti di quel film, e dentro ci sono bozzetti originali dei concept e altra roba che adesso vi faccio vedere. Anzi, alcune di queste cose stanno solo in questi volumi. E vengono stampati una volta sola e non vengono neanche più ristampati, quindi sono anche dei cimeli in qualche maniera. Li trovate per Toy Story 1 e 2, il primo film di 3D. E si impara molto anche copiando e studiando questo tipo di cose. Per cui, se non proprio tutti i film di produzioni, vi esorto a seguire quelli che vi piacciono particolarmente. Cattivissimo me, hanno fatto una bellissima mostra a Parigi con l'affissione di tutti i disegni e i lavori, o i principali disegni perché sono milioni, quindi non si possono pubblicare tutti. Il volume, oppure Pixar stessa è stata su Roma e su Milano nell'anniversario e ha fatto vedere tutta una serie di cose. Fanno una bellissima manifestazione a Torino di Visual Effect dove invitano i supervisori dell'Industrial Light and Magic, ancora discorsi più elevati. Cioè, il grafico 3D si deve muovere, si sposta ed è mentalmente attivo. Quindi, se non trova tramite internet, si sposta e cerca questo tipo di cose. È un bel modo per fare, noi li chiamiamo gigastep, grossi salti. All'improvviso state a un livello e fate dei salti elevati, dove cominciate a vedere dei metodi e delle cose particolarmente avanzate. Ovviamente, non ha senso farlo mentre sto iniziando ad apprendere, ha senso man mano che diventate più bravi e capite da soli, è facile, che non vi basta, è normale, non basta mai a nessuno, noi stessi ci muoviamo continuamente e abbiamo da aggiungere. Ok, allora c'è una branca che si chiama Concept Design ed è una delle più affascinanti in assoluto nel fare 3D, perché il 3D abbiamo detto che viene dal disegno e il disegno con il concept è l'ingegneria dei disegni, cioè il disegno funzionale. E il concept è interessante, vediamo un po', prima di reference volevo farvi vedere delle cosettine. Ok, vi faccio vedere una cosa. Perfetto, allora non so quanti di voi hanno visto Flushed Away. Flushed Away da noi è giù per il tubo, sorta di topi delle città, è il topo normale che vive in una fogna, una Tamigi, una
un'ondra, diciamo, sotterranea. Ok. Dietro c'è una bellissima casa di concept design che è lo studio Hardman, nota per vari lungometraggi, ha preso anche un Oscar su coniglietti piuttosto che plastiline, più che altro è stop motion, che è una tecnica particolarissima. Bene, loro hanno iniziato a fare 3D e in questo film hanno fatto il più bel concept che esiste sulla faccia del pianeta e serve per spiegare agli studenti che cos'è un concept. Siccome c'è una Londra di sopra, quella dei giorni nostri, e una Londra di sotto, hanno anche dovuto inventarsi tutta una serie di... Ok, a parte questo. Ok. Qui c'è tutto il concept design. Un mezzo per demolire una ruspa della città dei topi di sotto fatta di discarica in scala reale. Quindi hanno disegnato, hanno immaginato come fare una sorta di ruspa con una scaletta, la vedete in alto? Una scaletta, quindi dei rifiuti. Un barattolo classico, insomma, dei tempi di Braccio di Ferro, aperto, che fa da cabina, e addirittura la parte sottostante di una sedia che gli fa da ruote. Il tubo e una dentiera per prendere. Cioè, il concept inventa, ma inventa in maniera logica. Quindi, anche se io ho inventato una ruspa della città dei topi, della città dei topi nella fogna, nella parte sottostante della Londra reale, questi hanno fatto uno studio, sempre le scale perché il monitor è più piccolino, spaventoso di quella che è la Londra. Tra l'altro sono molto British e tengono molto alla loro, diciamo, loro stile particolare, quindi tendono a mettere l'Union Jack, la bandiera dappertutto, come tutti gli inglesi affezionati, e Studio Hardman ne ha fatto di per sé stesso una bandiera. Quindi vedete... Allora, vediamo un po' se riesco. Ok, abbiamo dovuto riscalare il monitor, quindi. Ma guardate con cura di questi disegni. Hanno rifatto il Big Bang, lo vedete disegnato, e questi sono architetti che disegnano. E lo fanno con dei concept artist, per cui il bozzetto, l'acquerello addirittura in tecnica tradizionale, quindi non per forza. Guardate un po' che cos'è. Cioè. Io vado a reinventare gli stilemi del Big Bang con una lavatrice, un orologio, addirittura guardate l'aguglia con un cavatappi, esattamente. Il fatto che non c'è una sezione uguale all'altra, perché non mi aspetto che nei rifiuti c'è ripetibilità. Guardate anche questa geometria tenuta insieme da cinghie. Siccome loro fanno stop motion, quindi sono abituati a costruire fisicamente i set, anche quando devono farli in 3D è come se fossero tali. Per cui li progettano, li disegnano, e questa è tutta la fase antistante, per rifare la Londra di sopra con tutti i rifiuti e altre componenti. Anzi, se la Londra di sopra ha anche qualche palazzo con delle luci rosse o dei laser, ci mettono un semaforo. Ok? Allora, il concept artist è un disegnatore di formazione classica, però coniugato a un certo tipo di ingegneria o di sapere, quindi con una vasta gamma di saperi specializzato o in ambientazione o in personaggi che inventa cose plausibili. Quindi non ha completamente carta bianca. Per farvi capire la potenza di questa figura, pensate a Monster Inc. o comunque il film della Pixar dove ci sono questi mostriciattoli di varia foggia. Bene, persino lì i concept art hanno dovuto risolvere dei problemi, ma se ognuno ha delle teste più grandi, più piccole, degli occhi, eccetera, è un mondo di mostri, come faccio a fare un telefono standard? Non c'è un telefono uguale a un altro, sembra un dettaglio, ma in realtà ci sono numerose scene dove c'è il telefono e loro devono inventare un oggetto. Bene, inventano un telefono con una cornetta flessibile, in quel caso, che si adatti alla presenza orecchio-bocca di fogge e forme diverse. La grafica, come 3D, come tutta la grafica, gioca molto con le forme e con i colori. Quindi anche in questi casi si pongono dei problemi, ma anche quando fanno texture vanno a vedere dove si invecchia la texture, quindi se inventano la texture di una porta, anche del mondo dei mostri, vanno a vedere dove questa viene
verrebbe più graffiata di seguito all'uso e quindi vi fanno una texture più sporca intorno alla maniglia rispetto alla parte bassa dove prendono dei calci e cose di questo genere. Il concept è il disegno intelligente, è il disegno quando si pone delle domande e soprattutto dà delle risposte. Ma lo avete dappertutto, anche in Alien, quando c'è un essere che secerne questo liquido che corrode tutto e ancora stiamo domandandogli, sì, ma la parete esterna dell'astronave perché non si è bucata e non è esploso tutto? Quando il concept è carente, ci sono delle idiosincrasie o delle risposte. Cioè, non ci sono risposte plausibili ad alcune domande. Lì il concept artist si chiamava Giger, un artista che forse conoscete, completamente bruciato al momento dall'LSD, all'epoca in via di bruciatura, ma dovete sapere che Alien, la bocca nella bocca, è frutto di iperdosaggio da allucinogeni. La mescalina e altri funghi o estratti di funghi tossici che anche adesso sotto osservazione medica non si fanno più. In soldoni, di seguito a queste droghe, sentite i suoni, avvertite i colori dei suoni, vedete i disegni dell'odorato, cioè i sensi si confondono tutti. Dopodiché, quest'artista ha generato questa cosa qui e lì non si è posto il problema che l'acido era così ipercorrosivo ed è rimasto. Tutto quello che vede dopo il primo Alien e anche Prometheus è frutto di altri concept artist. Anzi, in Prometheus ci sono concept artist come Baker ed altri che erano ragazzini quando hanno visto il primo Alien e che hanno disegnato i concept del seguito. Anche l'astronave, la Nostromo, gli interni, eccetera, riprendono un po' di cose del primo Alien e poi cominciano a dare delle risposte, ad esempio gli ingegneri. Lo vedete nella bellissima sequenza iniziale dove ci sono questi giganti, sono completamente 3D, che ibridizzano il DNA quando cadono nell'acqua in qualche modo. Quindi cominciamo a capire che la razza umana è stata inventata, diciamo così, da alcuni ingegneri extra galassia. La cosa interessante sarà i due seguiti che stanno girando dove gli umani vanno in quel pianeta lì. Quindi hanno ricostruito tutta un'altra struttura. Tutta un'altra architettura che deve essere plausibile rispetto a questi giganti che la abitano in qualche modo. Sarà divertente, come è stato fatto in parte anche su alcuni episodi di Guerre Stellari. Allora, finché tutta questa robetta non viene risolta, non si fa niente in 3D. Per cui questi, guardate che c'è la scena dell'inseguimento con dei motoscafi che sono delle fruste da cucina. L'altra cosa, vi sembra una cosa da poco, ma è tutta in scala topesca. Quindi non vanno. Non inventano un'imbarcazione o una città che è fuori da quella scala. Quindi un'altra componente alla quale occorre dare particolare attenzione anche nelle fasi iniziali mentre imparate a modellare è misurare le cose. Va bene la teiera, va bene il prato, ok, ho capito come si fa, ma quanto è grande una teiera? In quale ambiente lo mettete? Perché se no sfalsate anche l'illuminazione. Anche la camera che sballa il fuorifuoco, ammesso che sia in 3D o in 2D, e che quindi ha degli oggetti non, si dice in gergo, normalizzati. Per cui, siccome la mente umana non coglie benissimo queste sfumature, gli architetti benissimo che sono abituati a farlo fin da piccoli con le misure, dovete misurare tutto. Avete disegnato questa scrivania? Misurate, la mettete in unità 3D Studio Max o quello che vi pare a voi. Quando fate una stanza di questo genere, dovete avere la misura di questa stanza, altrimenti la caduta di quella luce, anche con luci particolari, quindi fotogrammetriche, con la curva esatta, non è rapportata a un ambiente. Quindi la scala è fondamentale anche nei primi stadi e va mantenuta, altrimenti si vedono delle immagini dove il mouse sembra il doppio più grande della tastiera. Voi non avvertite, avete fatto il materiale perfetto, lo fate vedere, questo è l'errore tipico. Dovete misurare in qualche modo. E qui questi disegnano e misurano tutto. Quindi quando fanno un motoscafo con una bagnarola, sapete cosa fanno? Fanno quello che fanno i cantieri navali. Vediamo un po' se ho un'immagine e ce l'ho. Ok, il Tower Bridge, adesso ci ritornerò, ma insomma, volevo farvi vedere. Cosa succede? Oh, a un'imbarcazione. Quindi il concept vale per i personaggi, è un po' scura rispetto al monito, ma comunque, sapete cosa fanno i cantieri navali quando devono ingrandire una nave?
qualunque, di qualunque grandezza, almeno prima che questa affondi, ovviamente, la tagliano a metà e inseriscono dentro un blocco e saldano ai due estremi. Bene, fanno una nave prendendo una bagnarola di una, non so come definirla, un recipiente di metallo, sì, una cosa di ghisa, e quindi scala di quel tipo, la tagliano in mezzo e inseriscono un elemento e lo fanno in scala topesca. Quindi anche i corimani, non so se notate che le boe sono delle palline da tennis. Ok? Cioè questo deve rispondere alla legge del... Ma una figura di un topo anche ingrandito la può guidare? Cioè ci sono una montagna di interrogativi che date per scontato, guardate anche la trombetta da stadio che gli fa lì da sommità, e che vengono inseriti nel... design. Quindi c'è il topo che sta qui dentro e guardate anche queste boe laterali e le saldature in mezzo dell'imbarcazione. Addirittura hanno lasciato anche i difetti di cose che non combaciano come succederebbe nella realtà. Ci siete? Quindi non solo sono molto osservatori, ma sono anche, come definite, ingegneri. La costruzione della nave scala 1 a 1. Con tutti gli ingranaggi, dove sta il motore, dove stanno componenti che sul film non si vedono, ma che do per scontato che l'osservatore nota, o comunque sia, noterebbe se fossero fuori contesto. Quindi, per non sbagliare, disegno in maniera corretta. Addirittura, lo vedete lì a matita, ok, c'è sempre la sagoma in scala del topo medio, quello che fanno gli architetti quando disegnano strutture. Ci siete? Ok? Come sarà il camion del latte dei topi? Un biberon messo su un pattino. Quindi due oggetti in scala, non solo, ma già che sono concept design, mi disegno anche il logo. Quindi posso scansionarlo, portarlo dentro Photoshop e applicarlo direttamente come texture sull'oggetto. Cioè, tutto è molto funzionale e c'è uno studio dettagliatissimo. Qui vedete le palafitte che stanno sul bordo del fiume. Il sofà è un capolavoro. È un capolavoro assoluto perché hanno preso uno Scottex, hanno messo addirittura un tovagliolo con l'iniziale per fare il poggiatesta, una spugna e poi un cesto di vimini. Tutto questo un po' meno rovinato, ma comunque in scala come se fosse reale. Il Tower Bridge. Non so se notate che con due telai di bicicletta si può aprire e alzare come nella realtà. Quindi è funzionale non solo nel design, ma siccome galleggia ci metto dei fusti sotto. E poi c'è una cabina tipo WC chimici e un'altra, un altro simbolo British, come la cabina del telefono. Ma guardate qui che per comporre una forma mettono addirittura dei segnali, dei birilli stradali, delle cose, e siccome non riescono a farlo per tutte e quattro le guglie, prendono un barattolo e lo combinano con uno spruzzino. Quindi prendono due oggetti per combinare il resto. Questa è la migliore spiegazione del concept, cioè un design intelligente. E loro sono talmente bravi a fare questo, adesso ritornerò su questa componente. Guardate. Ok, si sono tanto disegnati quelli reali e poi si sono ricavati tutto quanto il resto. Nella città sotterranea avete delle taniche, una vecchia radio, ma un'altra cosa bellissima, vediamo un po' se è il concept, lo vediamo in altre inquadrature, del lampione. A proposito di architetti, guardate un po' questa pianta della città di Londra disegnata. Guardate un po' tutti i pezzettini qui sotto. Bene, questa in risoluzione altissima è una cosa che si chiama matte painting. Quindi se voglio velocizzare, diciamo, la rappresentazione complessa della città, non per forza mi modello tutto. Nel film, quando vedete che c'è la mongolfiera che ascende, quindi si vedono le visioni di Londra, l'hanno mappata in un cilindro. Esattamente, in questo modo posso avere un fondale che posso anche sfocare senza che per forza lo modello. È un accorgimento molto veloce per inserire dei disegni anche all'interno del 3D e questi sono colorist, disegnatori, architetti puri. C'è bisogno di spostarsi da questa componente. Mi può fare anche da reference, cioè come riferimento di copia, ma spesso e volentieri entrano all'interno del progetto.
Tutto questo materiale va ovviamente preparato in anticipo, molto prima che parte il 3D. I grafici non hanno ancora visto niente di tutto questo, al massimo qualche supervisore, e neanche tutti tutti. In realtà qui c'è anche, voi non lo vedete, ma con la stessa scala il disegno a china, anche se in bassa risoluzione, di quella ciclorama si chiama questa cosa, ok. Esatto, tutto disegno e Photoshop. Allora, a un certo punto c'è anche una palafitta come questa. Guardate un po' che cosa fa il disegnatore. Va in una discarica e vede che ci sono dei carrelli, tra l'altro di foggia diversa da quella italiana, perché qui stiamo in una discarica londinese o, insomma, british, per così dire. Prende anche delle foto, ecco perché vi serve la fotografia, di teiere, di ruggine, se le spiattella con Photoshop, toglie le ombre con Photoshop o con altri software, li rende comunque sia tailabili, cioè ripetibili, prende addirittura questo telo da immondizia, quindi verde particolare, questo è comune anche a noi, vecchi quadri piuttosto gettati per un motivo, diciamo così, e va a comporre una figura. Il carrello sta qui rovesciato, lo vedete riportato qui, come struttura portante della palafitta. Cioè, ipoteticamente, questa componente si può costruire come se fosse un modello reale. Adesso cominciate a capire perché il 3Dista non è che rappresenta granché di suo, sta copiando una montagna di roba, e i disegni fondamentali di blueprint, e le texture prese dalle fotografie, e così via, cioè sta assemblando materiale. In realtà non si può neanche così tanto sbizzarrire, sì. Magari la macchia di ruggine, anziché cadere di qua, può cadere di là, insomma, non è tutta sta cosa. Basta che va bene al supervisore, va bene tutto. Ok. Devo farvi vedere di un'altra componente, vediamo un po' se ce l'ho da un'altra parte. E che non leggo benissimo qui dentro. Ok. Sì, vi faccio vedere anche questo, perché una cosa che viene ignorata è che i doppiatori originali vengono fatti somigliare ai personaggi in 3D. Quindi magari con quello italiano non c'entra quasi mai nulla, forse solamente Frizzi con Toy Story. E infatti è un po' dinoccolato, uguale, gli somiglia. In realtà Disney fa un'operazione molto più vicina al personaggio, ma gli inglesi nel progetto, nel concept design, mettono, non so, gli occhi ravvicinati. Tra l'altro gli inglesi chiamano mangiarane i francesi, quindi non è un caso che il francese sia una rana, ok? Però gli mettono un qualcosa che gli somigli, in qualche modo che è riconducibile alla sua forma, per cui viene anche qui sul personaggio la Weaslet, che è proprio lei. Adesso andando nella sezione cartoon, ovviamente. Però anche solamente le ciocche divise su una componente come questo topo, e tra l'altro guardate le cuciture ingrandite, cioè ho comunque una texture che continua a rimanere di lana, e quindi è molto grande come scala, e delle cuciture giganti, ma guardate questa fibbia, non la posso rimpiccolire, quindi è giusta, se sto prendendo la fibbia della città degli umani in una discarica, è esageratamente più grande. Gli altri concept l'avrebbero rimpiccolita per renderla comunque simile alla scala del personaggio. Loro no, dicono, ma l'ho preso in discarica, e quindi, ma guardate anche le scarpe. Ragazzuoli, sono due tappi per fare gli scarponi piegati. Ok, prendo la forma o d'altro, ma il resto lo ricreo in scala. Questo film è da studio per questo per questo tipo di cose, perché è pienissimo di esempi. Qui c'è un corto originale di quando uscì in versione originale, e qui qualcosa di quello che succede durante l'animazione. Vedete che si muove un po' a scatti, questo per riprendere la tecnica stop motion dell'animazione tradizionale. In realtà usano maglia, questo è il modo di procedere, che hanno le espressioni facciali, migliaia e migliaia di disegni per arrivare alla sequenza finita. Ok, quindi non è vero che tutte le professioni sono così problematiche e sono destinate a scomparire, se invece i disegnatori hanno questa grandissima importanza, fondamentale, molto più dei grafici 3D. Poi cominciate anche a notare che si lavora con due monitor, in maniera da avere da una parte l'interfaccia e da una parte l'esecuzione. Non ha importanza se è Photoshop o Max, ma generalmente quello di sdoppiare
gli schermi è un ottimo modo per velocizzare il lavoro, le penne, ovviamente i tablet, per fare delle modifiche estemporanee. Qui, se vi interessa anche il modo di procedere, vengono fatte anche delle sessioni precedenti di doppiaggio sull'animatic, sui disegni. Poi vengono fatti combaciare e poi vengono ridoppiati di nuovo. Per cui le musiche, i dialoghi sono precedenti alla produzione stessa. Il montaggio mette insieme tutte queste sequenze, in realtà. Il bello è che per impararlo noi dobbiamo decostruire e separare questi elementi. Ok, questo è un animatic avanzato. Sì, è anche molto comico con queste facce particolari, uno stile anche loro molto riconoscibile, lo studio Aardman. E qui si è unito con DreamWorks per la prima volta nel fare una produzione 3D, quindi hanno fatto il meglio dei due campi. Didatticamente uno degli esempi più riusciti in assoluto di grafica e di produzione 3D coniugata con la grafica tradizionale. In realtà loro hanno fatto anche altro. Studio Aardman, per essere sicuro di animare bene, si è costruito i set materialmente. Quindi non si è accontentata neanche del disegno, ma si è fatto proprio pupazzi e scenografie dal vivo per studiare la scala. Vediamo un po'. Vorrei poterlo vedere un piccolino qui, ma tenete conto che io ho il lampione. In realtà mi interessava molto di più il lampione da strada. Per cui hanno preso una bottiglia. Ok, guardate questi. È un dipinto, quindi un acquerello. O vengono fatti in Photoshop in acquerello, oppure in tecnica proprio tradizionale scansionata. Quindi, o in tecnica mista, quindi utilizzando tutti e due. Sono pienissimi di questi dettagli. Questa è la diga. Addirittura il bianco e nero, quindi lo studio dell'illuminazione. Ok. Poi se becco. Guardate poi il bozzetto della città di sopra dei ricchi, però. Quindi disegnata, pulita. Ok. Ancora altri disegni, sono sempre fuori. Prima i contorni e poi il resto. Anche questa è interessante. Nella falsariga di quello che avete visto prima, una macchina demolitrice. Quindi questa volta col pattino a rotelle, il telaio di bicicletta riutilizzato, guardate lì il peso e poi la cabina con la scala del personaggio. Tutto, ogni aspetto del film, dalle singole macchine ai personaggi, passa per questo dipartimento di disegno e sviluppo. Anzi, nelle fasi iniziali ovviamente sono anche più grossolani, no? Quindi gli storyboard sono disegnati velocemente, numerati e quindi fatti ad uso e consumo degli altri dipartimenti. Qui siamo già dentro il 3D con gli animatic che cominciano ad affinare. E questo rende un finale. Adesso lo vedremo comunque in dettaglio. Anche disegni in prospettiva per cogliere i particolari. Per cui, se non è interna, si assoldano. Sai, le espressioni facciali al momento. Eccolo qua. Il set ricostruito da reale. Guardate un po'. Con tutti i cavi, proiettori o d'altro. E tenete conto che non viene ripreso nel film. Viene solo utilizzato come riferimento per rifarlo in 3D. Per dare il mood, l'atmosfera della scala, lo ricostruiscono in 3D per essere sicuri di dare la loro atmosfera, il loro tratto. Ok? In questo caso è costato un bel po' di soldini. Altri disegni, il braccio meccanico qui che con un surfista e così via, riprendiamo le cose di prima. Ok, penso che abbiate abbastanza capito che cos'è il concept design. Questo è uno degli esempi più fulgidi. Avete domande su questa componente? Spesso si assumono persone solo per fare questa componente, cioè risolvere il concept, il funzionamento, ma anche lo stile. Tipo, ora Aardman ha uno tutto suo, ma quando non so bene che tipo di stile dare alla produzione, i disegnatori tradizionali vengono chiamati anche più di uno
E si decide per approvazione quello che è più vicino a cosa intende il regista o gli sceneggiatori o chi ha in mente il film. Quindi alla fine è semplicemente una scelta di gusto. E non li vediamo quasi mai, cioè quello che scartano purtroppo non lo fanno vedere. Qualcuno delle produzioni 3D fa vedere anche cosa hanno scartato, tipo Pixar ed altri. Spesso non è materiale che in realtà fuoriesce per ovvi motivi, insomma, non vogliono far sapere o comunque sia ci sono segreti aziendali all'interno che non sempre vogliono divulgare. Avete domande su questa componente? Perché se non avete domande, vado avanti. Il concept automobilistico, l'automotive. Quindi adesso avete visto di una città e di personaggi compresi inventati da zero. In questo caso è un concept ingegneristico. Quindi in realtà le automobili devono rispondere a alcuni requisiti. Se avete visto i bellissimi Io Robot, se avete visto Minority Report, e quindi queste macchine futuristiche, e tra l'altro per lo più, a parte qualcuno di questi esempi, tipo Toyota, Audi, che ha sponsorizzato e anche pagato questo tipo di presenza, hanno preso il Dipartimento di Invenzione dell'Audi, che ha anche un'anima italiana, almeno ultima, e gli hanno detto: ok, vogliamo pensare a cosa succederà alle automobili fra 100 anni? Quindi hanno inventato automobili come loro pensano che saranno con questa distanza temporale. Per cui hanno messo insieme tutta una serie di elementi per renderli plausibili. Allora, è la sezione di ricerca e sviluppo dell'Audi, o di Toyota nel caso di Minority Report, che viene chiamata a inventare da zero un'automobile. E la cosa interessante è che anche qui co hanno costruito dei prototipi. Nonostante nel 90% voi vedete in tutti questi film delle rappresentazioni 3D, nelle sequenze di telecamera ravvicinata c'è proprio la scocca reale. Ovviamente senza motore e senza funzionalità. All'epoca non si riusciva ancora con il 3D ad avere esattamente la stessa ripresa, adesso già non più. Però preferivano da vicino mettere le riprese reali. Al giorno d'oggi, diciamo da 2 anni, da Toy Story 3, c'è un paradigma incredibile che vige tra le case di produzione di alto livello. Tutto quello che potete immaginare si può rappresentare. In precedenza si facevano riunioni, ma questo quanto costa? Ma quanto tempo ci vuole? Ok. Ora si fanno lo stesso perché delle cose possono essere più impegnative temporalmente dal punto di vista dei costi. Ma una cosa incredibile che dicono sia in Pixar che in altre factory, che tra l'altro si scambiano questi esperti, per cui c'è anche molta commistione, è che se lo potete disegnare, immaginare, mettere su carta, lo possiamo rendere vivo. Quindi non c'è nulla che non si possa riportare in visuale. Ok? Certo, può costare molto. Oppure può richiedere del tempo. Ma se lo faccio per le automobili, perché non posso farlo per le astronavi? Del resto hanno gli stessi componenti per farle funzionare, per avere una galleria del vento plausibile. E se lo faccio per questo, allora tocca farlo anche per i personaggi. Per cui si fanno questo tipo di cose, di rappresentazione, anche in concept del personaggio. Soprattutto quando il personaggio l'ho già deciso, quindi questa è già una fase di tavola, ho detto in gergo blueprint, perché nell'antichità avevano il colore blu, ciano, come i progetti di architettura nostrani di una volta, avevano questo colore per le macchine fotocopiatrici, per cui è rimasto il nome di ciano o ciano grafica. In realtà non sono più ciano azzurre, ma gli è rimasto il nome. Sono tavole enormi in blueprint, cosiddette blueprint, avete tutto. Ve lo ritagliate con Photoshop e lo mettete nelle varie viste all'interno dei pacchetti 3D. Ve lo ritagliate e lo mettete come layer di Photoshop per le texture. Quindi per andare a vedere che l'iride, piuttosto che l'occhio, è fatto con queste venature che mi rispondono in questo modo. Quindi questi disegnatori si sono anche specializzati nel: ah, ti ho detto che voglio la gengiva in questo modo, però ti do anche la rappresentazione visiva, cioè la base texture. Per cui anche chi disegna, oppure i toni cromatici, guardate un po', questi vengono letteralmente misurati, eh? Non è che sono dei colori Pantone ben rappresentati.
Quindi vengono viste delle tavole o misurate con appositi strumenti e riportate all'interno. Si rifà la stessa attività che si fa con le tecniche tradizionali. Quando avete dei film in costume, i costumisti devono mettere pezzettini di stoffa per far capire cosa ci sta in una parte rispetto a un'altra. Il concept include tutto questo. Se no, questo tipo di complessità non è rappresentabile. E oggi si fanno concept di questo tipo, ad esempio con ZBrush, cioè già molto dettagliati. È quello che è successo in Avatar, dove le creature che voi avete visto, vi faccio vedere le altre cose e poi facciamo il passettino successivo, le ha disegnate Cameron in persona, almeno i bozzetti, diciamo, grossolani. Poi, grazie alle Cintiq e alle varie tavolette portatili, c'era una persona che seguiva Cameron e che gli faceva vedere queste cose man mano che... Questo è Jeff Patton, da questa medaglietta, c'ha una medaglietta come rappresentazione, che lo seguiva e metteva a punto quello che dicevano, che diceva il regista. Ok? Avatar, l'avete visto tutti? Chi è che non ha visto Avatar? Ok, bene. Allora, c'è una storia praticamente debole. Se non fosse altro che la storia sta in ogni fotogramma, è talmente ricco di roba che glielo perdoniamo. Non ha vinto Oscar, ma visivamente, soprattutto se non l'avete visto in 3D, con gli occhialini è uno spettacolo senza eguali. Se avete qualcuno col, o voi col televisore 3D, due film dovete vedere in 3D, Inception e Avatar. Tra l'altro sono i due più bei, proprio hanno vinto dei premi come i migliori Blu-ray 3D mai realizzati. In assoluto, quindi andrebbero visti solo per questa cosa qui, perché è stato fatto un lavoro di 3D di costruzione delle scene profondo. La scena di Parigi che si piega in Inception non appari, ed è totalmente 3D, cioè ci si sta dentro. Se avete degli occhialini, state al centro di questa strada. Allora, qui voi avete un concept artist che segue quello che dice i dettami del regista. Avatar è una lezione di concept e di grafica. Un mondo celeste, non a caso, fatto con, ve lo dico perché i concept artist sapete chi sono? I biologi. Hanno preso biologi marini per ricostruire quel mondo. Ora, se voi lo guardate con gli occhi da documentarista o lo fate vedere da persone addentro a quel tipo di mondo, è plausibile. Come è plausibile le sei zampe di quasi tutte le creature. Poi, dal punto di vista tecnico, non sapevano come animare in sincrono e l'hanno risolto animando quattro in un modo e le altre due restanti. Però, dal punto di vista biologico, le creature funzionano. Per cui, come è anche successo all'interno di Alla ricerca di Nemo, si fanno riferimenti. Mi costruisco un acquario, con quelle possibilità, all'interno della factory. Quindi hanno un acquario di non so quante migliaia di litri, con il reef australiano e vanno a copiare quei meccanismi, quei pesci della barriera corallina. Allora, per noi è plausibile, ma in realtà i biologi hanno distinto, e adesso che ve lo dico lo andate a vedere, tra pesci con gli occhi frontali e pesci con gli occhi laterali e con le pinne con lo stesso modo, a seconda se sono prede o predatori e cose di questo genere. Ci sono sotto degli studi per questo tipo di cose e in questo caso confinano anche con la psicologia infantile. Lo squalo è cattivo, ma non lo devo far apparire tale. Ci metto tre fili di denti, ma gli rendo i denti smussati. Ok? Ma intanto si muove come uno squalo all'interno. E già, diciamo che alla ricerca di Nemo non ho bisogno dei biologi. Mi basta copiare, avere come riferimento un acquario. Qui io devo inventare, quindi devo fare un concept di creature che non esistono, ma è come se esistessero. Tant'è che anche biologi che vedono Avatar dal punto di vista funzionale rimangono senza parole. Il mondo è plausibile, quindi loro rifanno il corrispettivo del nostro cavallo, ma come l'evoluzione in un pianeta diverso l'avrebbe ridisegnato. Quindi si inventano anche delle creature che somigliano a dei rinoceronti, ma anche un po' dinosauro. Ma soprattutto alla base di tutto ciò c'è l'idea centrale, che è sempre semplicissima, diciamo alla base di tutto. Cameron è perso per gli abissi. Inizia e fa robe come The Abyss e quant'altro. Quindi vuole un mondo celeste, un mondo che sembra sottomarino, ma che in realtà non lo è. Quindi hanno bisogno addirittura di fotosintesi con colore di questo tipo. Ed esistono piante che hanno la possibilità di fare fotosintesi non con il colore verde o con la cattura
del magnesio piuttosto che di un atomo di un certo tipo al centro della clorofilla, ma con altri tipi di minerali. Quindi la cosa interessante, bellissima, è che è tutto completo. E quindi un astrologo dice: sì, vabbè, e rocce volanti, su, l'avrei preso da Moebius o da fumettisti. Avete visto che ci sono scene con più soli e più pianeti? Hanno addirittura inventato una fisica in cui la forte attrazione, le forze che si interfacciano tra questi pianeti e soli, tengono ipoteticamente sospese delle rocce. Cioè, tentano, comunque cercano di rendere plausibili anche le cose che sembrano più di fantasia. Quindi l'eroe che sta nella carrozzella poi si immedesima dentro un avatar che in realtà è un ibrido con un gigante di questo tipo. Quindi devono anche rispondere a che tipo di gravità ho in un pianeta che mi consente esseri di 2 o 3 metri. Tutto, addirittura cronobiologi hanno lavorato su Avatar, tutto quello che è il mondo e le creature è un lavoro immenso. Tant'è che nel primo episodio abbiamo visto un centesimo del lavoro di Concept. E delle robe sono subliminali. Voi vedete queste tribù di nativi che hanno degli attrezzi che portano intorno alla cintura piuttosto che delle cose di cui non è stata data storia. In realtà sui disegni di Concept ci sono tutti gli studi antropomorfici che hanno fatto sulle tribù dell'Amazzonia dicendo: questa tribù è vissuta in un pianeta lontano con questi parametri. Che tipi di strumenti avrebbe potuto costruire? E quindi li utilizzeranno nel prequel e nel sequel. Il motivo per cui loro fanno questo tipo di operazione è che c'hanno un sacco di materiale, che è la fase più importante e costosa, di cui possono fare il 3D. E alcune sequenze in 3D che avete visto, o che se non vi è capitato potete vedere sul DVD della versione estesa di Avatar, non li avevano renderizzate, le avevano lasciate solamente come concept dentro lo storyboard, l'animatic. Quando hanno visto il successo del film e volevano vendere, hanno venduto tantissimo quel Blu-ray, tra l'altro fatto apposta anche per il lancio dei televisori 3D, quindi dentro c'era anche un contratto particolare con delle case di TV. All'interno del film mi sono perso un'altra volta. Vabbè. Scusate, ok, hanno inserito delle sequenze che non erano presenti nel film originale. Hanno detto: sì, ma adesso aggiungere delle sequenze animatiche vuol dire un altro anno di lavoro, tutta sta squadra e ci costa tot. E quindi hanno aggiunto pezzi di film non previsti inizialmente nel copione, o dati nel concept, dati nello storyboard, ma cassati per motivi di tempo e di costo. Quando hanno visto che c'era il budget, ho detto: va bene, lo aggiungiamo come valore intrinseco, come valore aggiuntivo. E altre sequenze ancora sono state tagliate dal regista perché prodotte non le ha volute. Quindi faranno altre edizioni dove ci sono altre robette, ma soprattutto è materiale fertile per il prequel, questo pianeta con delle lotte intestine con tribù dove non ci sono ancora gli umani, ed un sequel, che è quello che seguirà al primo. Tenete conto che ne sta girando 2/3 contemporaneamente, proprio per minimizzare i costi di ripresa reale. E Avatar, lo vedremo meglio da domani in poi, ha delle sequenze spettacolarissime. Se lo vedete in 3D, della storia del cinema, il planaggio dei draghi che si buttano in quella cengia quando la telecamera si muove, dovuto semplicemente al fatto che è il primo film in cui un regista fa delle riprese degli attori o di un green screen e intanto ha all'interno della telecamera, in tempo reale, la rappresentazione quasi finita della creatura. Mentre fino allora tu ti fai le riprese e poi dopo ti aggiungo il 3D. Ci posso mettere dei riferimenti, ma è difficilissimo per il regista immaginare cosa sta dove. Per la prima volta il regista fa rifare una sequenza, imbraccia una camera e dice: no, 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 facciamolo al contrario con i draghi che si buttano da questa cosa qui perché li vede. Quindi non vengono aggiunti sulla ripresa. Mentre decide le riprese, gli aggiungono in tempo reale il 3D. E questo è un lavoro da precursore di Nvidia, delle schede video di classe 4 che montiamo sulle workstation, che fin da allora faceva questi set, virtuali. Tanto più che il primo Avatar ha i set virtuali fatti in Lightwave 3D, quindi neanche con software più avanzati. E poi chi ha fatto i set virtuali di Avatar 3D diventerà il CEO, il direttore di quel software. Quindi hanno inventato una tecnica che è diventata parte integrante del pacchetto. Ed è chiaro che è molto più semplice per un regista fare delle sequenze di questo tipo. Final Fantasy, pensate voi al tipo di BioShock?
di Rapunzel, di produzione che vi viene in mente. La quantità dei disegni è spaventosa e sui videogame è ancora più alta. Un videogame costa all'incirca 10 volte il costo di un film. I costi di un film vanno da qualche decina di milioni di dollari quando va bene a qualche centinaio. Il videogame continua a vendere ed è un mercato enorme e molta della tecnologia che viene sviluppata sui videogame viene riportata all'interno dei film. Vedremo che ci sono delle commistioni tra questo. Vi ricorda un po' i Simpson, vi ricorda un po' Monster Inc., ma non è nessuno dei due, ad esempio. E guardate anche le permutazioni sui disegni nel decidere tribù o nel decidere squadre o cose di questo genere. Cioè, ritratto in china o di disegno di un personaggio. Quindi in tecnica tradizionale, questo è molto piccolo piccolo perché Aladdin, gli indizi del 3D, quindi un finto wireframe, fil di ferro della struttura. Ma il concept design è sempre esistito e deve sempre precedere queste produzioni. Tavole del colore, o le tavole del colore dei personaggi, o anche le tavole del colore dei set, in maniera che guardando velocemente i colori capisco in che posto mi trovo del film. Queste si chiamano maquette. Prima se ne facevano di più, adesso di meno, ma si continuano a fare, ed è il motivo per cui inseriamo scultura 3D nei corsi. Si fanno comunque perché consentono di essere visualizzati dal modellatore e dall'animatore. Nell'antichità, 5 anni fa, fino a 5-6 anni fa, che è antichità in questi termini, si faceva una scansione con un braccetto. Quindi si suddivideva la forma scultorea, che è in circa 40-50 cm di misura, e si prendevano i punti per avere velocemente, parlo in gergese, mesh pulita. Quindi il modello pulito senza che stare a stirare poligoni o a spostare cose. Ora non si fa più perché le tecniche di modellazione poligonale sono avanzatissime e si preferisce fare tutto quanto in una tecnica che si chiama single mesh a mano, però si utilizzano come riferimento. Allora, al di là di tutto questo, la cosa che vi dovrebbe rimanere è che prima di fare il 3D dovete vedere e fare un sacco di disegni. Dovete inventare o chi per voi deve darvi questo materiale. Una cosa che facciamo fare agli studenti, tra i tanti step prima di arrivare all'umano, c'è quello del drago, la modellazione di un drago. Benissimo, anche qui ci sono varie possibilità di fare draghi. Quello che piace a noi è questa, cioè ve lo studiate dal punto di vista anatomico. Il drago deve. Prima che impariate ZBrush o Maya o Max o a mettere i poligoni, lo dovete rendere funzionale. Quindi dovete andare a vedere come volano i pipistrelli, come hanno la muscolatura sullo sterno questo tipo di mammiferi slash uccelli. E questo tipo di studio lo facciamo fare dalle forme iniziali fino a quelle più dettagliate. Qui guardate anche il peso della creatura 3D. E deve precedere anche questa. Dove stanno gli organi? È maschio o femmina? Perché se fa il fuoco non si brucia la bocca? A proposito del concept funzionale, c'è un aneddoto anche su questo, che alcuni film hanno risolto, semplicemente, anche perché, anche qui, no, ritorniamo nel paradigma alien. O ci inventiamo una cosa non plausibile, o ritorniamo alla biologia. Queste sono fiamme. Le fiamme vanno da 80 a 100 gradi. O temperatura interna intorno ai 35-40, non c'è nulla che mi salva da un ustione nel fare questo, posso inventare quello che voglio. Ma siccome ci sono degli insetti, ad esempio, che hanno la possibilità di lanciare acidi, e anche loro sarebbero acidi estremamente corrosivi interni, cosa fanno? Li combinano all'esterno. Quindi combinano con due uscite, due componenti dell'acido inerte che, quando si mescolano, fanno acido formico piuttosto che altri tipi di acidi di un certo tipo. Allora si può fare la stessa cosa con i draghi. Quindi si devono inventare delle ghiandole, ad esempio laterali, che combinano i combustibili davanti alla bocca. In questo modo posso rendere plausibile una creatura inventata, ma funzionale. E se la cosa vi sembra strana, non so se ci sono insetti che fanno questo, ma mi sembra che ci sono insetti che emettono luce interna, tipo le lucciole. Quindi è possibile sintetizzare luce con meccanismi organici. Per cui il concept artist, soprattutto quello specializzato in creature, è anche un po' biologo, conosce anche un po' di medicina, di anatomia, conosce un po' di
ambiti per sapere fin dove può spostarsi, altrimenti si prende dell'SD e fa Alien, che può anche essere funzionale e cattivo, ma poi non si regge in qualche modo successivamente, sebbene possa rimanere lo stesso un bellissimo film. Ok, il wireframe pulito. Questo significa fare il modello in un certo modo e quindi fare modelli senza che si incrociano o sovrappongano poligoni. Fare modelli in maniera che si lavora solo con quadrangoli. Quindi non si possono usare triangoli e non si possono usare poligoni con più di questi lati nel momento che voglio animare. Altrimenti ho deformazioni di mesh non gestibili. Se faccio architettura o faccio altri tipi di cose, sono piuttosto libero. In questo caso ci sono delle regole molto ferree sull'uso dei poligoni quadrangolari, ma anche sulla disposizione dei poligoni quadrangolari. Per cui, tecnicamente, i poligoni vanno disposti. Opla, scusate, ma. Con. Ok. I poligoni delle creature. Quindi la lentina ci stava. Vediamo un po'. Allora. Tappetino, devo farvi cogliere, ok, capire perché non mi sta seguendo, perfetto. Ok, allora non solo i quadrangoli, ma anche la disposizione per linee, che da noi si chiamano edge loop come cosa, guardate intorno all'occhio come sono radiali e sempre quadrangoli, perché debbono seguire le possibili linee di deformazione, quindi anche il viso umano. Il viso delle creature lo potete anche inventare poi, lo rendete plausibile, ma poi alla fine si lavora per quadrangoli e per queste tecniche che si chiamano di edge looping, cioè contorni quadrangolari che seguono un ordine ben preciso. Per cui spesso si modella anche sul viso umano, intorno agli occhi, intorno alla bocca, cioè intorno agli orifizi, anche un po' il naso, che sono piuttosto mobili e poi per cose concentriche si vanno a unire. In questo modo, quando vado a fare espressioni facciali, posso fare delle deformazioni di un certo tipo. Ok. Siamo ancora al concept, non so se vado troppo veloce, cerco di sintetizzare. In realtà questa è una materia di 30-40 ore. Però almeno vi do dei rudimenti e soprattutto una volta che li ho acquisiti li devo applicare. Quindi ho capito come si fa un personaggio, ho capito come si fa un drago, adesso faccio il mio drago. In qualche modo, ok? Quindi hanno l'esito di imparare come funziona la parte della muscolatura del quadrupede rispetto che altre fogge, anche per sintetizzarlo all'interno dei software, ma anche, vedete qui, le tavole per dire come è fatto la livrea, è un maschio e una femmina, fa le uova, insomma, sono oppure è una cosa completamente inventata che non si regge in piedi e quindi è fintamente plausibile. I draghi poi. Quella che avete visto è una delle più carine, si incrocia anche con un asino in Shrek. Ok, e soprattutto è un ottimo metodo concettuale perché vi obbliga a concentrarvi su un tema e soprattutto a studiarvi i quadrupedi e soprattutto a sapere da dove vengono i draghi. Siccome sono la rappresentazione fantastica dei dinosauri, ci andiamo a vedere anche un po' di dinosauri e di rappresentazioni dei medesimi. Quindi in realtà il drago nasce in Cina trovando queste enormi ossa di dinosauri di cui non sapevano, oddio, cos'è questo, e quindi nascono questi draghi da foggia particolare che poi l'Occidente, il primissimo Dragonheart in 3D, se non l'avete mai visto vi consiglio, tra l'altro doppiato e che parlante, quindi con la bocca fatta in un certo modo perché doveva anche parlare, c'è enorme differenza se la vostra creatura deve parlare o meno, oppure esercizio di stile. Che cos'è una farfalla, un drago? Un po' di tutto e infatti non si regge plausibilmente, può essere anche gradevole, ma non è biologicamente plausibile. Poi con l'ala di farfalla ci facciamo proprio male, 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 male. Il che mi serve per dire che per fare le cose vi dovete enormemente documentare e vanno bene anche cose di questo tipo. Studio del logo, cioè sintesi del simbolo, piuttosto, ok? Che componenti più. Per cui è anche buona cosa andare a vedere cosa c'è in rete anche dal punto di vista cartoon, quindi è un buon esercizio farlo sia dal punto di vista cartoon un po' meno plausibile che dal punto di vista organico, cioè più plausibile. Guardate anche quando è cartoon la pulizia dei quadrangoli e l'ordine degli oggetti, perché
per chi già sa un po' di max e di modellazione, questo vuol dire che quando andremo a suddividerlo, questo rimarrà bello tornito, arrotondato, senza che vada a impazzire con una mesh troppo dettagliata in alcuni punti rispetto ad altra. Per cui è un modo molto intelligente per utilizzare la grafica più volte. Perché? Ok. Questa si chiama base mesh. Cioè la mesh minima col minimo di numero di poligoni di suddivisione, in modo che ne posso aggiungere quanto ne voglio senza soldare. Quindi la figura rimane ben tornita, colorata, eccetera, e soprattutto impiegabile in altri ambiti, prove di rigging o cose di questo genere. Vedete che anche questa posizione si chiama T-pose, ed è la posizione, anzi dall'alto è sbagliata perché va messa diciamo tipo uomo vitruviano, con gambe, braccia o zampe nel caso alla metà dell'escursione massima dell'articolazione. Quindi se la gamba può fare al massimo un'escursione di un certo tipo frontale, si mette a metà. Dall'alto, questo del braccio è esatta, quindi si mette così perché è a metà tra questa escursione e quella in su. Però da sopra andrebbe piegata perché non tiene conto delle deformazioni anche di braccio e avambraccio, anche dalla vista superiore. Siccome dà forma a una T, si chiama T-pose. Ora, posso fare il rigging, cioè mettere i controlli di animazione anche in altre pose? Sì, ma è altamente sconsigliato. Anche qui, finché non si trova un modo migliore per minimizzare le cose, non si va contro la regola. Poi ognuno può trovare delle variazioni o delle aggiunte, però la regola ci dice che mettere l'escursione degli arti alla metà della possibile è quella che ci minimizza le deformazioni. E siccome al momento non c'è niente di meglio, ci atteniamo a questa regola. Ok, dopodiché quando l'abbiamo messo è anche modellata, quindi non si modella con una posa, si modella in stato di riposo. Non si modella neanche con la gravità che incide sui tessuti, viene tutto messo come in assenza di gravità. Tutto il resto devono essere i controlli delle ossa dei muscoli a darlo, ok? Per cui poi una qualunque figura la posso atteggiare come voglio, semplicemente muovendo le varie sezioni. E anche le texture le posso colorare in un certo modo rispetto ad un altro. E guardate come sono in riferimento al modello, cioè vengono disegnate insieme al modello. Un po' di esempi. Ok, anche di ibridizzazione, poi si possono fare cose terribili, cose che si rifanno anche a universi letterari, con film di fantascienza o libri di fantascienza, di cui non sono stati fatti film, quindi uno bellissimo l'avete visto, è comunque diverso da tutto questo, proprio in The Hobbit diventa la figura centrale in qualche modo, un po' più coccodrillo, quindi andrà a vedere il modo con cui si articolano i denti, ad esempio nelle creature. Il concept nelle creature, se vi fa né più né meno, deve essere funzionale o completamente sballato come questo. Esercizio libero di roba buttata alla rinfusa, e quindi, no, che non dice assolutamente niente, è un esercizio in quanto tale, oppure lo dovete rendere plausibile, quindi giustificabile agli occhi dell'osservatore. Questa è un'integrazione 3D con personaggi reali. Se tra l'altro seguite il Trono di Spade, nelle ultime due serie di Draghi, ne vedrete a bizzeffe, stanno uscendo, anche adesso sono diventati grandi, quindi dalle uova sono diventati direttamente creature finali. Questo è un po' più dinosauro. Ok, in realtà queste sfere che vedete è il modo di rappresentarle all'interno di ZBrush, e qualcuno è fuori scala. Ok. Più marino, quindi con delle palme, dei sistemi palmati o delle branchie o comunque sia più filamentosi rispetto ad altri tipi di creature. Ok, prima di modellare questo si vede anche come cavallucci marini o comunque sia creature marine hanno come stile. E quindi li riporto all'interno del design inventato. In gergo si dice che vende il design inventato, perché se rendo plausibile la membrana,
Vendo plausibile anche tutto quanto il resto. Se vendo plausibile le venature e un dito, vendo plausibile anche il fatto che ne ho solamente tre e un pollice opponibile. Quindi, in realtà, l'organico, anche sull'inventato, è pesantemente presente perché ci consente di vendere l'idra, ad esempio. Ci consente di vendere, questa si cappotterebbe. Sì. No, organicamente, biologicamente, non potrebbe mai. Funzionare, o lo metto in opposizione a una coda molto pesante, o questo non può funzionare. Quindi è un esercizio per questo, di questo tipo, ma non particolarmente plausibile. Vedete che quando è ben fatto, anche inventato con questa bella livrea cartoon, ma comunque sia a bande, mi viene venduta questa creatura con delle ali che non lo sosterrebbero senz'altro, ma graficamente equilibrato comunque sia. Nel cartooning possiamo prenderci queste licenze. In tutto quanto il resto, un po' meno. Ok. Questo solo per dirvi che è uno studio di concept, di riferimento. Cosa hanno fatto gli altri? A cosa mi ispiro per poter fare procedere per mio conto lavori di questo genere. Quindi siamo ancora nell'ambito del progetto, della definizione, del concept, dell'invenzione, del rendere plausibile una creatura. Sappiate anche che i concept artist, come tutti, come anche i grafici o d'altro, si dividono sempre in due parti: chi fa creature e chi fa ambientazioni. Anche modellazione, anche rendering, anche in texture, anche animazioni. Tant'è che parliamo di dipartimenti di environment, cioè ambientazione, e dipartimenti di creature. Per quanto strano vi possa sembrare, tutti i film che vedete, compresi quelli completamente 3D, non vengono renderizzati contemporaneamente. Addirittura macchine diverse renderizzano i fondali e altre macchine renderizzano i personaggi e in video vengono messi insieme. Quindi non avete mai una scena in cui viene fatto un rendering globale della scena. Vengono separati da subito e inseriti in compositing in maniera che posso modularli col video. Quindi questo dà una separazione dei dipartimenti e anche una separazione di specializzazione, ma anche di manualità. Per cui chi ha più manualità va più sulle creature e chi ha meno manualità va più sull'environment, sulla figura geometrica quando è architettonica e sulla figura del terreno, delle vegetazioni, eccetera, quando è di tipo naturale, naturalistico. Quindi si possono dividere le figure e le competenze anche in base a questo tipo di cose. Anche se stiamo nell'ambito del concept, voglio scioccarvi subito su che cosa possiamo modellare. È un modello 3D tavoletta computer. Ok? È un esercizio, comunque sia. Quindi in realtà posso fare la stampa 3D di questo senza passare per la scansione del capolavoro, volendo. E soprattutto, se ho capito come funziona la composizione, la scultura e i grandi maestri, anche dare una rappresentazione diversa da quello del maestro del capolavoro. Il vecchio e il nuovo, l'anno vecchio e l'anno nuovo, vedete un circolo appoggiato tra l'altro al simbolo della vita come l'albero, con una composizione piramidale totalmente 3D, totalmente fatta con una tavoletta e con un computer, ma che funziona ed è di grandissima valenza. Guardate la schiena e le vertebre che escono fuori dall'anziano, così come le rughe sul collo, con una torsione addirittura quindi anatomico, le orecchie allungate come tipico con l'età, comunque con le persone più anziane, e la dimorfità del bambino, che ha una testa che comunque è già quasi quella finale, e tutto quanto il resto messo in una composizione che è un abbraccio. Questa cosa riesce perché la composizione è classica. È esattamente quello che mi aspetterei in un dipinto o in una scultura fatta con la materia. Allora, se voi l'avete studiato, l'avete visto, vi invito a farlo, la materia è materia, non si regge. Quindi o gli do la base tipo Michelangelo o l'hanno scoperto già e lo facevano benissimo greci e romani, ci metto dei cippi, degli alberi, delle componenti, perché non mi si regge la figura. Quindi vedete queste bellissime sculture, più che bronze, lì, colo, vabbè, marmore, appoggiate a degli alberi o delle pietre o quant'altro, servono a dare basamento.
E uno potrebbe dire, sì, ho capito, ma io sono libero, posso fare delle cose aeree, posso stampare delle cose lanciate in aria, e quindi potevo fare a meno dell'albero, al di là della sua composizione. Ma nonostante tutto, viene inserito per dare forza alla scultura, per renderla plausibile, anche se digitale, la devo rendere come se fosse marmorea, come se fosse di legno, come se fosse qualcosa che non si regge. E quindi io seguo le stesse regole. Seguo le regole della circolarità, seguo le regole della composizione piramidale. La vedete la piramide? Una almeno delle piramidi che si incrocia con quest'altra composizione dell'albero? I dettagli infinitesimali non potrei mai scolpire col marmo roba di questo genere. Però la base e l'impianto rimane tradizionale. Prima in T-pose e poi con le ossa messe in posa insieme col bambino. Allora se lo posso fare in questo modo, lo posso fare anche con le creature mitologiche. Dove l'avete visto? Si chiamava Fiorenzo e stava in Harry Potter. La Rowling è grandissima a fare un'operazione di destrutturazione anche della mitologia classica e quindi ci ritroviamo anche questo, oltre che unicorni, oltre, anzi forse uno dei maggiori meriti di Harry Potter è quello di aver mescolato la mitologia nordica con quella, diciamo, più del sud, quella latina o classica in qualche modo. E l'ho fatto spesso e volentieri con delle operazioni notevoli. In questo caso la creatura completamente inventata, a meno che non ha la testa dell'attore, ma in quel caso è completamente 3D, viene studiato dal punto di vista anatomico. Quindi è un cavallo intersecato con un umano. E quando cade una figura, guardate un po' la posa dei muscoli della stessa figura. Per cui gli studi del digitale sono esattamente gli stessi che fa un disegnatore, uno scultore. Cambia il mezzo finale, ma non posso dare plausibilità a cose di questo genere. La modellazione subisce un enorme avanzamento con ZBrush, ma soprattutto cambia lo stile dei videogame. In soldoni, Halo. E tutto quello che vedete con corazze nascono dal fatto che ZBrush, per ricavare la corazza da una pelle umana, ci mette 4 nanosecondi, fa un'estrusione. Dopodiché appiattite con dei pennelli queste corazze. Tra l'altro c'è anche un italiano che ha lavorato a questo, a Halo, e continua a farlo, che si chiama Baldasseroni, e che è proprio uno dei primi che con ZBrush, anziché fare creature, placche e quant'altro, dice ma proviamo a reinventare le corazze e le tute d'astronauta. E quindi queste corazze all'alo, così ben adese ai corpi, nascono dal far diventare pelle una tuta. E da lì in poi cambia il modo di fare videogiochi, con queste strutture che addirittura si vedono i muscoli disegnati in qualche modo, perché vengono ricavati, è uno degli esempi più palesi di strumento di modellazione che cambia il modo e lo stile di fare grafica. Il dettaglio è infinito. E ZBrush è un'applicazione a 16 bit, non può usare più di 3 giga di RAM. Ne potete dare quanto ne volete, al momento non è ancora a 64 bit, è un'applicazione a 32 bit che ha del magico, questo sì. Tutto quello che non capiamo. Inizialmente ha del magico e fa questo anche con un portatile di 10 anni fa dove non ci gira più manco Windows. Quindi ha un brevetto di una cosa che si chiama Pixel per rendere fluido miliardi di poligoni che vengono scolpiti in tempo reale. ZBrush non è un'opzione più da 2-3 anni, è un obbligo per modellare. Vale anche per la scultura architettonica, per cui è uno strumento che si utilizza e il motivo è sempre lo stesso. Ammesso anche di essere molto bravo nel pacchetto mio 3D di elezione, 3D Studio Max, Maya, ammesso anche, e non concesso, non è così automatico, che abbiate degli strumenti che mentre modellate rimane attaccato alla tuta, e non ne avete, se non in minima parte, in questo caso invece sì, ammesso che siete anche veloci all'interno dei pacchetti 3D, bene, sta roba si fa in circa 6 mesi. E sto parlando dell'eccellenza. Se imparate un po' ZBrush, e imparate a destreggiarvi, questa roba si fa in 6 ore, a volte anche meno. Per cui lo uso o non lo uso non è più opzionabile. Non esiste più farlo con metodi lunghi, perché impiegherei un sacco di tempo e sarebbe dispendioso. Per cui fare modellazione include, qualunque sia il pacchetto 3D che voi scegliate, ZBrush. Se volete, all'inizio c'è un concorrente che si chiama Madbox, che ha un'interfaccia un po' più piacevole, però in realtà questo rimane ancora la scelta di elezione perché ci consente velocemente di fare cose complesse. Io vi sto enunciando un sacco di regolette. Un'altra tacita è che
non utilizzo mai in produzione due strumenti o più strumenti per fare la stessa cosa. Quindi se ho Madbox e ZBrush, scegliete. Il riferimento attuale è ZBrush, ma con Madbox si fanno bellissime cose comunque. È comunque inferiore in tutto, solo l'interfaccia è molto facile, però potete benissimo fare cose complesse. Non ha senso conoscere tutti e due, anche perché conoscerlo in profondità in più, ci vuole del tempo. Ha senso partire da MentorRay e arrivare a V-Ray, ma non ha senso usarli tutti e due. A un certo punto, uno. Se dopo V-Ray diventa Arnold, non ha senso ritornare in V-Ray, rimanete su un altro. Allora, non si duplicano, non si duplicano strumenti, è estremamente dispendioso fare questo. Non lo si fa nelle società. Se la società è illuminata vi fa usare lo strumento che volete, ormai possiamo scambiare tutto con tutto, non ha importanza con che l'avete fatto, però non ha senso, sì, potete, è buono sapere usare sia 3D Studio Max che Maya, ma magari in due ambiti diversi, non ha senso fare a gara chi dei due fa meglio la stessa cosa, magari uso Maya in ambito, Max in ambito architettonico e Maya in ambito di tipo creature. Ovviamente posso fare anche il contrario, fermo restando che ci mettete un po' di più e non avete esattamente gli stessi strumenti, se siete bravi e veloci, nulla toglie a nessuno, si fa. Però alcuni strumenti nascono per facilitarvi la vita, se ve la volete complicare per il vostro conto, padronissimi, ok? Ma comunque, se ci mettete dedizioni e lavorate, potete fare tutto con qualunque strumento. È molto più importante che lo sappiate fare velocemente che scegliere lo strumento, ok? Quindi ci sono delle indicazioni, soprattutto di mercato. Se sapete usare ZBrush, avete il 90% del lavoro di modellazione, perché ve lo richiedono. Deve stare nel reel se volete modellazione. Se avete deciso di modellare, potete anche decidere di non texturizzare e renderizzare, cioè fare il dipartimento di rendering, ma non potete, non esistono modellatori senza ZBrush o Madbox. Utilizzo solo Max, utilizzo solo Maya, non esiste, non può esistere. Non può esistere perché mi ci impieghereste 6 anni per fare una roba di 6 ore o 6 mesi. Ok? I cockpit dello stesso personaggio. E qui stiamo a 3-4 anni fa. Adesso si fa molto meglio. Ve lo faccio vedere anche in filmato e speriamo domani anche in esecuzione o dopodomani, lunedì. Che cos'è questa? Chi sa disegnare sa benissimo che per mettere forme complesse comincia a disegnare forme semplici, a volte geometriche, e poi a vederne i contorni. È esattamente quello che fa ZBrush. Quindi non reinventa la tecnica classica, ve la fa riapplicare. E quindi vi dice, per favore me lo sbozzi grossolanamente con dei quadrangoli e poi io ti aumento le suddivisioni con uno slider. E la cosa più interessante è che questa figura, soprattutto questa dettagliata, noi diciamo che in gergo citofona i dettagli a questa. Per cui quando io gli abbasso il dettaglio e col move gli giro la testa, si conserva tutti i dettagli della forma più grande. Lo vedremo perché questa cosa qui è la differenza fra fare grafica per gli effetti visuali o i videogiochi. Quindi io ne ho fatto uno, che mi importa? È questa. Molto dettagliata, 3D lo animo. Ma adesso devo fare un videogioco e la scheda video dei videogiochi non ce la fanno. Bene, grazie a ZBrush, rieccolo, è un po' come Photoshop. Io posso prendere la figura che pesa 10.000 formata da 10.000 poligoni e che è leggera, gli applico i dettagli di questa che è formata da 10 miliardi di poligoni con la mappa. Quindi, mentre gioco, io vedo questo. Ma il processore e il programma che fa il videogioco internamente prende questo e gli ha applicato una cosiddetta normal map. Quindi ZBrush non solo fa fare tutti questi magheggi e queste cose che vedremo anche in dettaglio, ma vi dà già le cose pronte per poterle utilizzare all'interno dei software che fanno grafica 3D. Per cui, e questo è il motivo per cui primeggia con Madbox o con altro, è veloce e mi toglie dei passaggi. Togliermi dei passaggi vuol dire che mentre sto facendo questo, con un bottoncino faccio Go Z, si chiama così, e va dentro Max, e va dentro Maya, e va dentro Cinema 4D, e va dentro Modo, e va dentro Lightway, dentro Softimage. Continuate a modellare quei vostri bei tool di modellazione, perché magari siete più veloci e vi piacciono tanto. Ripremete con Z e ritorna su ZBrush che non è stato chiuso e continuate. Quindi i due pacchetti, questo è un altro motivo per cui occorre avere due monitor e una tavoletta, si palleggiano su questi dettagli. Ci siete? Allora,
Sì, avete modo di domande, di vedere altre robette complicate, molte cose le avete viste ma non ve ne siete accorti, fatti con ZBrush o cosimili. Sì, ok, domande? Sì. Di un film in 3D, diciamo, come ci ha fatto ovviamente vedere. Volevo sapere la tua opinione riguardo su questa cosa. Vorrei sapere perché praticamente, in particolare magari forse gli americani sono così bravi nel vendere i loro prodotti, in questo senso. Io mi sono interrogato, diciamo, per me un po' di anni fa, ho Rispetto a noi intendi o al mondo sì, restante? facciamo esempio. Certo. Ad esempio, io ho visto forse agli albori proprio di qualcosa che si iniziava a muovere in Italia, la Betta Giulia e la Signora Vita, che era anche, cioè, al di là della qualità tecnica, era anche pensata bene perché poi esistevano gadget in edicola, cioè una certa operazione commerciale dietro il prodotto c'era. E adesso credo che abbiamo una Rainbow che Ha comunque, fatto diciamo, Gladiatori 3D, sì, eccetera. sta. È una realtà credo abbastanza anche, però il discorso è questo, è una mia opinione sempre. Vedo che comunque non riusciamo, io proprio parlo di vendita, parlo proprio di business molto grande, a competere, cioè non dico competere, però diciamo a raggiungere risultati. Ok, il motivo è semplicissimo in realtà. In Italia e anche in alcune produzioni estere non si spendono soldini per fare disegno, concept e progettazioni. O è estremamente ridotta questa componente. E siccome non funziona dal punto di vista del disegno e del concept, non potrà mai funzionare neanche in 3D, o non quanto altre opere estere. Se voi vedete il lavoro che loro producono sulla componente disegnata di queste produzioni che funzionano, bene, quelle funzionerebbero anche se le disegnassero senza l'uso del computer. Quindi il segreto sta nella saper animare in maniera veloce, comunicare, aggiungere all'interno tutta una serie di competenze, ma anche di costi di progettazione, che noi non facciamo. Magari gli vendiamo anche grafici o gli diamo dei nostri esperti, ma noi non facciamo. E se il film e la produzione non funziona da quel punto di vista, non potrà mai funzionare neanche in 3D. L'esempio l'abbiamo detto prima, Final Fantasy, che vi invito a vedere. Final Fantasy è una grossa demo di quello che può fare Maya. Cioè, addirittura il primo bacio della storia 3D, una cosa che non si può vedere, freddissima. Ma perché non funziona? Perché tutto stambaradan dell'universo è per andare a prendere una piantina sulla Terra. Ora, ve l'ho detto in romanesco, è anche molto ridotta. Ma posso montare tutta sta storia con una cosa così misera? Forse i giapponesi ci hanno anche creduto con la filosofia shintoista, non lo so. Ci avranno dei componenti spirituali diversi dalla nostra. Intanto ho fatto un errore madornale. Penso come i giapponesi, non sono giapponese. Quando penso a queste cose, lo devo pensare in maniera globale. Guardate che io non dovete pensare che le produzioni di grandi case hanno dietro flotte di dietrologi che pensano una cosa come funziona o adesso ve la vendo perché il bambino rimane ebete e quindi fanno cose subliminali, fanno cose alla luce del sole. Quindi gli psicologi e psichiatri infantili danno indicazioni su come far accettare il dolore, la paura, la separazione. In Nemo voi vedete una mamma che sparisce, un pescetto che rimane orfano. Cioè, ma sapete cosa significa questo per un bimbo? Che trauma è questo per un bimbo? Come lo comunicano? Non facendola vedere. C'è un papà che cerca di sopperire, lui ha anche una pinna. Cioè, ok, queste conoscenze dal punto di vista comunicativo ci mancano. Cioè, non lo facciamo. Non ci sono i disegni dei prototipi che funzionano col concept che funziona. Non ci sono storie pesanti che vendono cose al di là della nostra tradizione. E ne avremmo, etruschi, romani, ma questi non possono essere solamente di fondo, devono anche rendere plausibile la storia al bambino, all'adulto, al francese, al canadese, all'eschimese come al sudafricano. Ecco, non abbiamo dipartimenti ed esperti che fanno questo, non investiamo in questo tipo di cose. Se non si parte da questa componente di comunicazione, o comunque ce ne sono degli esempi che in Italia invece funzionano, la serie degli animaletti, quella del, tra l'altro è Soft Imagine, come si chiama? Quella dei piccoli amici dove ci sono Passerotti, ci sono girata a Venezia, che hanno fatto sia la serie televisiva, che adesso hanno fatto anche il film, ma anche l'app, è un laboratorio italiano con una cosa prettamente veneziana. Minimale, non aggiunge effetti cosmici
costosi, però funziona e i bambini vanno appresso. Ora, le Winx, che tra l'altro di Rainbow, sono un prodotto italiano che funziona in tutto il mondo, è un impero, stanno sbarcando in Cina e stanno sbarcando in Russia nei canali principali. Per noi è un indotto mostruoso. Perché funziona? Perché 2D. Perché funziona dal punto di vista del disegno di queste eroine. Addirittura le Winx vengono copiate da Disney con bambolette, con trilli, con fatine magiche, eppure non arriva a questo tipo di cose. Questo fa capire, ha perso il treno della... Cosa hanno fatto? Se voi li esaminate dal punto di vista della comunicazione, avete dei bimbi o dei nipotini o delle cose, le bambine rimangono infatuate automaticamente. Cosa hanno fatto grossolanamente, adesso in soldoni? Hanno incrociato i robot manga maschili giapponesi con la grazia femminile di fate e affini. È uscito fuori una figura in cui finalmente la bambina non è Heidi, ma è un guerriero potentissimo. Quindi non vale solo per i maschietti. Soprattutto in quell'età, almeno fino ai 14-15 anni, quel delirio di onnipotenza è connaturato, hanno dato un prodotto che non era presente. Ma perché funziona dal punto di vista 2D? Finalmente anche l'altra metà del cielo che si specchia su queste fare. Poi l'hanno anche molto attualizzata, quella fatina specializzata nella tecnologia piuttosto che nella fauna. Quindi l'hanno anche rese plausibile da questo punto di vista come campi. Bene, hanno fatto concept. Finalmente hanno reso un cartoon funzionale. E quando fanno il 3D, beh, le Winx riempiono le sale, eh? Anche in 3D, adesso stanno facendo il terzo episodio. Ma se funziona per Papiglio, funziona per Papiglio. Che, esatto, però è anche vero, Mia, non so se vi è capitato di vederlo, case italiane stanno facendo la terza serie, quanti di voi sanno che sono italiani? E che sono animati benissimo? Perfetto. E quindi è molto ben fatto, è realizzato, molto colorato. È vero che la qualità di animazione è più bassa, ma è di un prodotto TV, non è quella del cinema. Per il cinema servono investimenti e cose, però funziona. È un mondo colorato, è un mondo innovativo, non copia, non scimmiotta nulla. Stanno alla terza serie. Perché? Ci sono un Ciao, il Drago... Esattamente, quindi la risposta è funziona concettualmente. I personaggi e le ambientazioni sono coerenti. C'è il cattivo, c'è il dosaggio di tutto questo e quindi vuoi vedere che stanno ampliando questa componente comunicativa e quindi la tecnica viene asservita a questa componente qui, anche perché stanno facendo serie televisive, ma stanno facendo libri, prodotti, vuol dire che sta avendo serie, successo. Con i Gormiti fanno la stessa cosa con i maschietti e anche di questo sta uscendo il film e la parte 3D, quindi non è vero che in Italia non funzionano, ci sono esempi funzionali, però devono funzionare a livello progettuale. Questo è per farvi vedere che con questi strumenti si possono fare genie, famiglie, variazioni di esseri senza rifare da capo delle cose. Basso livello di dettaglio, l'alto livello. Braccio di ferro. Questo Rebagger è lo stesso, è il concept artist del Signore degli Anelli di The Hobbit, quindi di Veta. Quindi prende un personaggio umano e lo attualizza su Braccio di Ferro, progressivamente. Quindi delle forme sono anche molto esagerate. Danno da pensare, 2007, perché viene fatta un'operazione di sì, sembra lui, ma in realtà è come se fosse reale. Ok, questa è la composizione che avete visto precedentemente, quindi anche il fatto che si regga. Ora, c'è anche chi continua a fare queste composizioni ma non aspetta, non rispetta le regole classiche. Di nuovo la piramide, qui è il modo. C'è un'altra regoletta per questo. Chi non le rispetta, vabbè, farà delle robe più o meno funzionali. Sapete cosa è successo adesso? Che chi rispetta e continua a farlo le regole di composizione riesce a stampare in 3D. Se voi non le rispettate, il pupazzetto non si regge. Perché le varie componenti vanno disassemblate e incastrate. Quindi seguono le regole della statica. Se voi non le avete seguite a livello concettuale, non si possono neanche stampare e farle rimanere in piedi. Quindi anche nelle sorprese Kinder, che sono un modo di comprimere queste cose qui, e che già adesso fanno, grazie a ZBrush, anche come stampi e come prototipi,
e che poi compongono, ad esempio, il busto con le gambe, in due parti con degli incastri, in qualche modo, oppure di suddivisione, i draghi con le ali, piuttosto che altre componenti. Se voi seguite regole di statica e di composizione classica, i vari componenti si possono suddividere e stampare senza problemi. Se vi interessa, vi dirò anche come si fa a rendere questo stampabile, tra l'altro anche in ZBrush. Ci sono un paio di regolette per fare in modo che questo non abbia problemi su qualunque tipo di stampante che devo seguire. Però, una volta che sapete queste due regolette, siete liberi. Quindi vi faccio vedere anche degli esempi di come si fanno dei gioielli con delle pietre incastonate che vi modellate e poi fate lo stampo a cera persa del metallo. Quindi non è una stampa 3D per opposizione, è una stampa a cera persa, quindi con uno stampo. Okay? Una stampa negativa in qualche modo. Eppure già ora ci sono dei gioiellieri che fanno sia le chiavette degli scrigni che i gioielli solamente in 3D e che si fanno pagare anche molto perché fanno delle composizioni che è impossibile da fare in altri modi. Allora. Visto che ve l'ho parlato, significa passare da una roba così, il cattivo gusto è tutto americano, quindi alligatori per anelli. No, non diamo giudizi pesanti, si può fare tutto, se non capisci che l'alligatore non è proprio un animale da mettere sull'anello, è problema del progettista qui. Però la possibilità di passare direttamente da un cameo, da una scultura, alla forma scolpita che già anche le incisioni per l'inserimento delle pietre preziose consente di fare delle forme diversissime, comunque ne ho anche degli altri esempi, anche con dei sigilli o degli altri motivi, e ci si può sbizzarrire. Anche qui, se lo potete scolpire, lo potete rappresentare. Se non avete domande, come anticipo delle cose prossime, vi faccio vedere una cosa scioccante. Non l'avete già vista. Allora, perché ZBrush e perché la modellazione? Se ce l'ho, perché. Ok. 2011, quindi neanche roba attuale. Però. La musica andrebbe aumentata. Tutto quello che state vedendo è modellato in ZBrush, ma è renderizzato dentro 3D Studio Max, Maya e così via. Quindi, ok, questo o non parlo durante. Non mi sa che non posso.
la devo stampare, quindi devo scomporre. Questo è il modo con cui si fanno texture, direttamente proiettato, una sorta di timbro ma in 3D, quindi decalcomania che proiettate sui modelli. Non so se avete visto all'inizio, avete fatto caso che c'era... Eccolo. Sapete come si chiama questa tecnica tradizionale? Encrochet. La possibilità di mettere i muscoli direttamente sullo scheletro. Ed è la stessa tecnica che utilizza per fare modellare i muscoli su un viso. Quindi prima si modella un teschio, ed è tra l'altro un esercizio dentesco. Poi si mettono delle vere e proprie palline di creta digitale e si stendono nella stessa composizione dei muscoli reali, dello strato superficiale, e si spiattellano col pennello, con la tavoletta. Quindi si rifà una tecnica tradizionale con metodi digitali. Non è che si riparte da chissà quale forma, chissà quale componenti. È un'altra cosettina che volevo farvi vedere, più estemporanea. Se ce l'ho, vediamo un po'. Ok. Qui avete visto qualcosa di accelerato, ma se... Vediamo un attimo se è una cosa in tempo reale, quindi capite subito delle cose che non potete fare altrimenti. Ok. Una sessione libera di modellazione senza saper disegnare né altro. Se ho preso quella giusta. Ok. Da queste spiovette di creta, ecco il modo con cui procede. Questa è una mesh. Staccando e attaccando pezzetti come se fossero creta, quindi al di là dei muscoli, con una forma che rimane coerente. Quindi senza più limiti, tubi che devono avere le stesse suddivisioni, agganciati ad altri poligoni che, fatti dello stesso tipo o d'altro. Sono delle vere e proprie spiovette di creta digitale che possono essere stirate, allungate, modificate in tempo reale. Tra l'altro state vedendo i tempi immediati, non c'è accelerazione. È quello che si fa con una penna tirando o premendo su una tavoletta. E senza un disegno, una cosa molto estemporanea. Quando vedete le zone annerite sono le maschere, quindi si disegnano per limitare l'azione su alcune zone rispetto ad altre. Questo è un modo di fare dei vestiti, delle pelli sovrapposte alla parte sottostante, quindi vengono selezionate degli appezzamenti, delle aree, e poi vengono, ecco, ok, la corazza, ricavati, esternalizzati sulla pelle, quindi poggiano ma sono estruse. Creatura più o meno inventata, ma sono? No, sono, è un suo modo di fare scultura digitale, proprio. Si chiama Dynamesh ed è uno dei modi di modellazione. Guardate cosa succede adesso su tipo un'astronave, e qui ci vedete un sacco di roba di Prometheus. Le cose che andate a modellare, siete voi che date la forma e la foggia a quel tubo, seguono le superfici e rimangono attaccate, anche se con
Questo è real time. Provate a farlo con qualunque software. Isolando delle parti, estrudendole. Qui c'è una cartucciera, ma le basi dei pennelli che attivano, quindi multimesh, lo decidete voi. Quindi sono alcuni già pronti, sono anche dei capelli, ma ce ne sono altre che siete voi che decidete il pennello che foggia, ad esempio con questi anelli. Quando disegnate la curva, automaticamente vengono ripetuti. Questa è una sessione lavorativa normale di apposizione di parti di mesh per disegnare un'astronave estemporanea. Senza progetto, senza nulla, solamente come sessione di realizzazione. È quasi organica, sembra una cosa viva, che risponde alle sollecitazioni che voi gli date, un cockpit piuttosto che altre componenti. Potete anche provare a spostare le curve e vedere quella che si adatta meglio, quindi avete ampio margine di selezione e modellazione. Quindi modellazione avanzata o dettagliata significa necessariamente ZBrush da agganciare al software 3D di lezione. Vediamo degli altri esempi delle cose domani, ma comunque questa è la prima fase di modellazione del ok, ho delle idee o dei disegni, come li riporto? E anche ZBrush si possono mettere dei disegni dietro da ricalco, quindi da reference attuale. Ok. Anche. Oppure mettendo dei piani. A domani! Questo qui è il test che feci con un altro software che no, iClone si chiama, non so se lo conosci. Ho messo la mia ragazza a farmi da tester col Kinect, sempre questo qua. Questo è il sensore che cattura i movimenti dello scheletro e lo abbina a qualsiasi modello in real time, con la differenza che non deve fare scansioni, calcoli, sottocalcoli e poi abbinare. Sì, questo è quello che immaginavi anche a tutorial o materiale da poter produrre. Sei tu che hai detto che sta vedendo la tecnica, sarebbe poi anche interessante parlarne e far vedere. Sì. Mi sembra che hai messo una cosa. Lo potremmo provare qua. Tra l'altro adesso ti vedi che lo interfacciamo anche a Lightware con il modulo suo di cose, fa un sacco di roba. Questo con Max. Assistente. Ok. Con il Kinect, l'aggancia, con il Kinect, ti crea lo scheletro, non ti fa nessun rig manuale, niente, ti crea lo scheletro, tu gli dai il capture, il preview e in real time un attore si muove e lui te lo fa vedere abbinato sul modello che tu gli hai indicato. Sì, ok, io assistente. Sì, è una cosa... A domani, arrivederci. Ma domani, la mattina si può lavorare qua o è impegnato? Possiamo anche venire qui tranquillamente. No, è per usare la macchina, per fare delle robe, delle cose. Sì. C'è anche del lavoro, se non è utilizzata l'aula per altro. L'aula intanto. È domani mattina è libera, se abbiamo una giornata libera. Sì, perché mi vedo un po' di robe, tra l'altro si è scaricato non so che di aggiornamento. E... Sì, vabbè. Perché...